Buongiornissimo, buongiornissimo Facebook. Vediamo se StreamYard ci fa sempre il favore di fare il suo lavoro anche in questo buongiornissimo del 25 maggio 2020, inizio della fase 2, insomma, una settimana dall'entrata della fase 2, con tutte le difficoltà che questa cosa si porta dietro. Ma noi continuiamo con il buongiornissimo finché ci siete voi, insomma ci sono anch'io. Vediamo se... Sì, benissimo. Sta andando, perfetto. Oggi dovremmo avere tre ospiti, in realtà uno, come c'è sempre qualcuno che tira il pacco alla fine, no? E in realtà uno non è ancora apparso, ma non importa. Buongiornissimo Alessandro Andreini, Local Ambassador di Generation Warriors, presenti. Aspettiamo che si connettano un po' di persone. Allora, oggi nel buongiornissimo, una puntata del buongiornissimo, finché non arriva, se mai arriverà, questa terza persona, tutta veneta, una puntata fatta in casa, insomma, non ve la facciamo in dialetto solo perché abbiamo pietà di voi. Però c'è tutta la rappresentazione del Veneto da est a ovest, da nord a sud. E quindi sono particolarmente contenta di questo. Ok. Ci siamo, ci siamo. Allora, vi dicevo, buongiornissimo, buongiornissimo particolare, perché è un buongiornissimo, potremmo chiamarlo un buongiornissimo local. Per ora voi non li vedete, io nello studio un ragazzo e una ragazza, quindi abbiamo fatto anche la parità, come sempre. E direi che possiamo lasciare il palco ad onor di prenotazione, perché dalla settimana scorsa che chiacchieriamo per fare questo buongiornissimo insieme, mentre ci mandano tutti il buongiorno a Michele. Ciao Michele. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, Io senti bene? Tutto a posto? ti sento bene, non capivo se tu mi vedevi perché mi dicevi che non mi sentivi, per cui ho detto Ti boh. vedo, ma dentro lo studio se parlate non si sente perché non siete dentro lo stream. Quindi qua ci siamo. Benissimo. Buongiornissimo, da dove ci chiami? Da dove ci chiami? Da dove ti Buongiorno. connetti? Buongiornissimo, sono a Noventa Vicentina, quindi sud, Vicenza Sud. Tu hai detto, sarei da dire una parola in Veneto, perché giustamente, almeno Esatto. un minimo. E niente, come ti ho scritto, io ho iniziato a seguirti, ma le cose non succedono mai per caso, nel senso non ci si incontra mai per caso. Ti ho scoperta su TikTok così girovagando e ho detto, oh. Ripeti questa cosa, ripeti per tutti quelli che non hanno sentito, dov'è che mi hai vista su? Io ti ho vista su TikTok e poi sono andata a cercare tutto il resto. Capito? TikTok. Ecco, Andate tutti quelli via, che mi andate. dicono, mi raccomando, TikTok, no, ci sono i bambini, no? TikTok, punto. E poi siamo arrivati al buongiornissimo. Ci tengo a Assolutamente. precisare che io su TikTok non ho mai messo un video del buongiornissimo, quindi è stata una ricerca evidentemente più approfondita, ma come vedete poi si creano le connessioni anche così. Di che cosa parliamo oggi? Che l'altra volta Michele si è dato la pazza gioia tra un sacco di commenti sulla scuola, l'innovazione, la mentalità, insomma, abbiamo parlato di tante cose, ma oggi di che cosa parliamo? Ma allora, abbiamo parlato tanto in questi giorni perché la necessità è stata quella contingente di quello che è accaduto, di smart working, di collegamento da casa. Io vorrei parlare, cioè, ti ho fatto questa domanda, ma in realtà la domanda dà adito a una discussione che insomma potrebbe continuare a lungo e continuerà attraverso le tue pagine e tutto il resto, sul perché c'è tutta questa difficoltà intanto a innovare, ma soprattutto si ha un po' paura di fare questo benedetto smart working o di far lavorare la gente a casa, probabilmente perché c'è una continua volontà di avere controllo sulle persone e non ci si affida a quello che succede, perché è una cosa anche a livello emotivo, cioè io lavoro molto sulle emozioni, per cui capisco cosa voglia dire. Ho fatto un percorso per arrivare fino a qui, che mi è costato caro perché insomma sono caduto tante volte. Non ho mai smesso di credere in me, perché soprattutto nella vita, se no non sarei qui. E
ma anche in quello che ho fatto, perché dopo tanti anni ho visto quello che 10 anni fa già facevo, cioè il telecontrollo delle macchine. La mia era una cosa tecnica, però in realtà si potevano già muovere dei file, si potevano fare delle cose che oggi sono molto più semplici. Eppure, pur essendoci semplificata la cosa, non c'è voglia di investire, non c'è ancora tanta paura, e questo mi porta a dire che c'è una mentalità vecchia che ha bisogno di rinnovarsi o quantomeno di staccarsi, perché a sto punto ci sarà anche una selezione naturale, cioè qualcuno, ognuno prenderà la sua strada e ognuno avrà i suoi risultati. Ecco, questo io volevo dire, perché ho sempre visto questa grande difficoltà e la vedo ancora. Mi sono scontrato con delle aziende anche molto grosse. Quale difficoltà? L'approccio a scardinare un po' i processi vecchi, intendi? Esatto, assolutamente sì. Cioè, si tenta, però poi si cominciano a tirare fuori un sacco di scuse che non reggono neanche, perché uno che capisce un attimo dice: ma che cavolo stai dicendo? Siamo nel 2020, non siamo capaci di collegarci in remoto ad un sistema. È chiaro che non tutti i lavori si possono fare remotamente, ma chi lo può fare migliora molto, tanto è un miglioramento per le persone che sono molto meno stressate, ma anche l'impatto sull'ambiente, cioè tutto quello che ne deriva, l'abbiamo visto in questi giorni, cioè c'è un'energia fuori che è completamente diversa, adesso è già leggermente cambiata, però di fatto è cambiato qualcosa, quindi mi domando perché, cioè mi domando, in realtà la risposta ce l'ho, è sempre una questione di scelte, però volevo confrontarmi con te e anche con chi ci ascolta su questa cosa, che sicuramente è un fattore importante, perché dietro c'è tanto da fare, c'è da sviluppare molto, perché in Italia abbiamo strutture che... Sì. Guarda, tra l'altro manco a farlo apposta, ma poi alla fine nei buongiornissimi succede sempre questa cosa, più o meno, succede spesso. La persona che è dopo di te, diciamo che non ha lo stesso argomento, ma sono argomenti che si collegano assolutamente molto bene, quindi dopo faremo la carrambata, vi metto insieme. Vabbè. E facciamo la solita carrambata ormai. Si può fare. Allora, io come abbiamo già... Mi fa piacere che nel buongiornissimo ci sia sempre questo momento di confronto in cui arriva questa domanda in una qualche salsa, no? Perché? Perché succedono queste cose? Allora, ognuno poi porta dei punti di vista diversi, nel senso qualcuno dice manca la fiducia, qualcuno dice manca la cultura, qualcuno dice mancano gli strumenti, non tanto gli strumenti in sé, ma la cultura, la conoscenza degli strumenti, no? Quindi forse la competenza da questo punto di vista. E questo è molto significativo, nel senso che vuol dire che noi ci rendiamo conto che esiste una situazione paradossale da un certo punto di vista, no? E che abbiamo forse anche voglia di cambiarla. Io penso che non possa prescindere questo cambiamento da tutto quello che noi scegliamo di portare avanti durante la quotidianità e la nostra vita professionale come persone. Cioè, perché, esempio stupido, perché io devo mettermi a fare il buongiornissimo così? Cioè, svegliarmi così la mattina presto, mettermi alle 9 così abbastanza decente da presentarmi in live e parlare con le persone. No, quelli sabato si spera. E presentarmi a persone che magari non conosco, come nel tuo caso, e lasciare, e anche a volte rischiare di avere questa, come dire, anche questo pacco che mi viene tirato spesso e volentieri, come dal ragazzo che doveva esserci oggi, no? Quindi perché? Perché penso che sia necessario che ci guardino in due, che ci guardino in 200, in 2000, tanto il video poi rimane, che ci sia una commistione e una creazione di idee da questo punto di vista, che magari possa spingere qualcuno a essere attore del cambiamento nel posto di lavoro. È ovvio che purtroppo se ne parla, secondo me, ancora troppo poco. Chi ha il posto in alto non ha neanche il grande interesse di cambiare lo status quo. Questo è il grande dilemma dei manager, no? Di quando tu entri in azienda e dovresti entrare per portare delle cose, delle idee, della freschezza, ed è quello che fa innamorare le aziende delle persone. Quando poi vai dentro,
improvvisamente ti dicono, ok, diventa una macchinetta, fai questo, questo e questo, no? E questa cosa qui è bruttissima, però effettivamente è la realtà della maggior parte delle imprese, sia grandi che piccole. Qualcuno prova a cambiare. Io penso che siamo forse ancora troppo pochi o ancora troppo poco nascosti nel cambiamento. Io ho scritto un libro che è La Duplice Alleanza, che nel mondo delle startup in Italia non esiste un libro, ma non perché io sia un genio, questa è una cosa che dico sempre, non c'è un libro che parli di questo tema in maniera completa, cioè non che metta una suggestione, ma che sia su quella roba lì. Perché? Perché è qualcosa che tutti in un certo senso sentiamo, ma nessuno ha detto, ok, lo scrivo, lo metto giù e lo condivido con Michele, che di questa cosa magari sa molto poco. E questo è un problema perché c'è una mancanza di riferimenti anche di modelli, perché già i testi in inglese non puoi studiarli perché non lo sai, no? Quindi purtroppo ci sono queste mancanze. Credo però, come ho già detto più volte, che se non ci siamo posti delle domande adesso o dopo questo periodo, c'è qualcosa che non va. Cioè, c'è qualcosa che non... cioè, che stona un po'. Quindi io non so se questo periodo sarà il momento in cui improvvisamente capiremo, non credo, dubito, dell'importanza della tecnologia, non lo so. Sicuramente c'è stata un'accelerata. C'è stata una forte accelerata, bisogna vedere questa accelerata dove ti porterà, perché quando acceleri tanto puoi anche schiantarti qualche volta. Allora, il sito dell'INPS che si intasa per le richieste dei 600 euro, ne è un esempio, no? Purtroppo ci sono delle problematiche davvero strutturali da questo punto di vista, e quindi probabilmente c'è bisogno di ognuno di noi, che sembra una roba un po' vuota, no? Da dire, ma è la verità, perché se io riesco a fare rete, poi è la logica della mia azienda di Generation Warrior, se io riesco a fare rete con varie persone, forse riesco a cambiare di più di io che pontifico da dietro un video, che è molto potente, però è un'altra cosa, cioè è davvero un altro discorso. Però ecco, ci vuole un equilibrio tra le cose. Io non so se siamo ancora pronti a... soprattutto le aziende, proprio probabilmente per il tema della fiducia, perché adesso non potevi far altro che fidarti di chi lavorava da casa, adesso non so se sarà lo stesso. Io temo, e lo dicevo anche mesi fa, temo che ci sarà quello che gli americani chiamano un backlash, cioè un ritorno violento a una cosa che non, come dire, che non dovrebbe tornare, ma che ti torna indietro in modo pesante, no? Penso e temo che ci sia questo, l'abbiamo già visto con la storia della movida, con le persone che escono improvvisamente perché, cioè, ma è citata, è legittima come cosa. E quindi ho un po' questa paura per noi. Poi bisognerà vedere anche come l'economia risponderà a tutto questo, che non è chiaro, diciamo. È un'altra bella storia, certo, assolutamente. Ma io ti posso dire una cosa, tu, vabbè, qua si aprono sempre discorsi, perché poi si aprono sottodiscorsi e si amplia la questione. Tu hai parlato di manager, io ho visto, io sono un sistemista che è cresciuto non a caso nel settore dell'abbigliamento 18 anni fa, dove ho seguito tutti i settori produttivi, quando ancora si faceva produzione in Italia, prima che tutto andasse via all'estero, qualcosa è rimasto, ma molto poco. E ho visto il cambiamento di mentalità. Anni fa ci siamo inventati, io mi inventavo degli strumenti che allora erano rivoluzionari, funzionano ancora oggi, e la gente si stupiva, ma dal suo posto di lavoro in maniera molto comoda riusciva a fare tutto, che era un po' uno smart working in internet all'interno della rete, no? Poi nei vari passaggi sono arrivati dei manager, ma la sostituzione dei manager ha fatto sì che si puntasse molto ai numeri, cioè business intelligence, piuttosto che tutta una serie di altre cose, e poco in realtà alla praticità e al benessere. Non che non si debba fare i conti, perché in un'azienda, lo sai anche tu, se non fai i conti, dove cavolo vai a finire? Ovviamente. Però devi considerare anche le persone. Ho fatto un periodo di quasi 2 anni in una grossa realtà aziendale dove ho fatto il sistemista all'interno. C'era il passaggio tra il papà e il figlio con un altro tipo di cultura, il papà era ancora quello che andava a mettere la mano sulla spalla ai dipendenti a chiedere come va. Il figlio guardava i numeri.
basta. Dopodiché, quando c'era bisogno, c'era una sola persona che faceva e mandava via le fatture, quando non c'era quella, era malata, l'azienda si fermava. Cioè, quindi il problema c'è, come dici tu, e non è da oggi che c'è. Probabilmente questa cosa qua ha dato una svegliata, adesso vedremo cosa ci porterà. Io, dal punto di vista mio, che mi sto reinventando su tante cose, punterò molto anche su questo nelle aziende, perché nelle aziende bisogna portare innovazione. Poi ci sarà chi mi dirà di no e chi mi verrà dietro, ma questo succede anche con te, con quello che fai tu, per cui non c'è da stupirsi. Penso che sia sintomatico il fatto che siamo a fare una puntata a Veneta e sia venuta fuori proprio questa cosa, no? Che è un tema che spesso mi dicono: ah sì, beh, la realtà delle PMI, è vero che è la realtà delle PMI, ma spesso la mentalità da PMI, cioè, a parte PMI può anche essere molto più grossa, voglio dire, senza essere una multinazionale, non è l'aziendina di famiglia con 10 dipendenti, ma diciamo, in realtà questo tipo di mentalità purtroppo si porta anche e si perpetra anche forse in grandi realtà, dove magari girano anche più soldi, più sicurezze, e quindi va bene così, no? E entrano anche in gioco dei meccanismi di carriera, per cui per fare carriera bisogna rispondere a determinate cose, insomma. Sappiamo di che cosa si tratta. Adesso faccio entrare Giulia, che è la seconda ospite, poi ti rimetto dentro, di modo che facciamo questa carrambata incredibile. Intanto sorseggio la tisana, benissimo, grazie. Esatto, del buongiornissimo. Del buongiornissimo, eccola qua. Ecco, adesso arriviamo col secondo ospite. E buongiornissimo. Buongiorno, Marta. Ciao. Allora, questa è una grandissima, perché qua oltre a Veneto siamo proprio della stessa alma mater del corso, cioè ragazzi, questa è una carambata incredibile. Ma siccome Giulia mi ha scritto una mail qualche settimana fa riguardo un suo progetto di tesi, ho detto: perché intanto non farla partecipare al buongiornissimo, così possiamo magari trovare qualche spunto, qualcuno di voi l'ascolta, le può scrivere, insomma, può succedere qualcosa di positivo come sempre da questi buongiornissimo, e quindi eccola qua. Io appunto sono una studentessa di Ca' Foscari, mi collego da un paesino della provincia di Padova, quindi Veneta ad hoc. Io conosco Marta. Dove? Loreggia. Sì. Bene, allora abbiamo le due province venete. Io conosco Marta non perché l'ho vista su TikTok, ma perché appunto condividiamo la stessa triennale e magari anche gli stessi amori, tipo professor Licalzi. So che sei una grande stimatrice. Ciao Marco, se ci guardi. Niente, io ti ho scritto per chiederti aiuto per la mia tesi. Appunto sto conducendo una tesi sulla trasformazione digitale nelle aziende e soprattutto sul tema dell'agile, quindi l'agilità, che è un tema abbastanza nuovo che però poi avremo modo di affrontare. Quando insomma qualcuno mi dà la parola, io amo partire da uno shocking fact, un po' per provocare l'utente. L'altro giorno ho letto che il World Economic Forum afferma che il 65% dei bambini che oggi stanno facendo le elementari faranno un lavoro che ancora non esiste, come anche il tuo, Marta, chi avrebbe mai detto che avresti fatto questo lavoro? Quindi, insomma, questo ci dà l'idea. Ho chiesto al professor Pellizzari di informatica, no? Ti ricordi? Gli chiesi a fine della triennale: scusi, ma lei mi può, 2015, lei mi può spiegare che cos'è una startup? 2015, cioè renditi conto, parliamo di 5 anni fa, sembra un'era geologica, ma ti fa capire anche quanto l'università, forse, oltre alla scuola, siamo veramente ancora molto poco pronti a insegnare certe cose. C'è proprio un gap, c'è cioè una mancanza di allineamento. Non c'entra niente con Ca' Foscari, cioè, lo si dice in generale, Ca' Foscari è anche una delle più avanti, non mi chiedo cosa può succedere in altri posti. Esattamente, però appunto questo ci dà l'idea della portata che la trasformazione digitale sta avendo oggi, ma non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, perché alla fine per la prima volta la quarta rivoluzione sta avendo proprio degli effetti sulla nostra socialità, sul modo di vivere quotidiano delle persone.
Quindi appunto la causa di tutto questo va ricercato nella digitalizzazione e nei cambiamenti disruptive, quindi proprio che cambiano il nostro modo di pensare e di fare le cose. Quindi appunto la domanda che io voglio farti o fare a chi ci ascolta è proprio: quali sono state, quali sono le conseguenze organizzative che la digitalizzazione e tutti questi fattori disruptive stanno avendo, e soprattutto come sfruttarli, quindi come renderli un'opportunità. Quindi come reagire, non solo reagire a questo cambiamento, ma anche magari anticiparlo. Come dicevi tu, c'è una mancanza, c'è un gap, siamo sempre indietro, le cose avvengono, però noi non ce ne rendiamo conto e a volte ci lasciamo sopraffare da quest'onda. Quindi appunto, come fare? Sai, io credo che da questo punto di vista, nel frattempo salutiamo Stefano Pietta, che è un amico che ha una web radio. Ciao Stefano, forza Inter. Allora, io credo che il tema che riportiamo anche spesso in questo buongiornissimo, e poi la gente magari mi dice, ma dici sempre le stesse cose, devo inventarmele se quelle sono le risposte. Cioè, allora, credo che sono tematiche che hanno mille sfaccettature, mille lati, quindi in realtà non saremo mai esaurienti. No, esatto, credo che però il livello interpretativo sia questo inizialmente. Cioè, tu avrai studiato, e lo dico per chi non lo conosce, un libro di cui io parlo spesso, che è Il dilemma dell'innovatore, di Clayton Christensen. Fondamentalmente Christensen fa un libro dicendo, nel 1998 mi sembra, in cui dice, guarda, una verità che probabilmente è evidente a tutti ed è sempre stata evidente a tutti, ma lui l'ha messa in un libro e quindi con tutti gli studi che ci sono dietro ha chiaramente fatto una differenza, è uno dei libri dell'innovazione più importanti che ci sono al mondo. Clayton Christensen dice, l'innovazione parte da un dilemma, ovvero perché devo innovare se le cose vanno bene? Mm-hmm. Ma l'unica innovazione realmente sensata e ponderata è solo quella quando le cose vanno bene. Perché se io innovo nei momenti in cui le cose vanno male, e poi magari ne parleremo anche con Michele, vista la domanda, avrò comunque sempre l'acqua alla gola e probabilmente può essere troppo tardi. Perché oggi, ti faccio un esempio di stamattina, LinkedIn ha deciso, io ho una battaglia personale questa mia, tu sai che LinkedIn ha le live, no? Mm-hmm. Però non tutti hanno le live di LinkedIn. Sono state aperte solo a una piccola parte di popolazione totalmente randomica a livello statistico, nel senso che non c'entrano le interazioni, i contenuti, la vecchiaia sulla piattaforma, non c'entra niente. Ti scelgono così, ok? Io devo dire che credo che di 17.000 e rotti persone che ho nella rete, probabilmente ne vedo in live, forse con le live sbloccate, forse una decina che le usano. Poi magari sono 50, sono 100 quelli che le hanno, ma è una popolazione molto piccola. E parlavo con una persona di LinkedIn e dicevo, cavolo, ma perché StreamYard, che è questa piattaforma da dove sto streamando adesso, mi dice che sono state sbloccate le live su LinkedIn e che StreamYard è stato, come dire, è stata fatta la connessione, no? L'integrazione, ma quando provo ad andare in live su LinkedIn non è vero. Uh-huh. E allora la risposta è stata, guarda, perché è vero che LinkedIn ha sbloccato le live per le pagine aziendali, non per le pagine personali, quelle sono ancora nell'etere, uh-huh, ma lo fa solo tramite una form scritta, se la richiedi. Perché? Perché questa è una feature che volevano tirare fuori in autunno. Quindi, con il coronavirus, hanno deciso di spingerla prima. Ovviamente, trovandosi in una situazione in cui la gente spende più tempo sulla piattaforma, o comunque spende non tanto più tempo su internet sicuramente, ma spende più tempo a cercare contenuto di altri, perché chiaramente la connessione sociale passa anche da quello e deve spendere più tempo su LinkedIn per fare cose che prima faceva magari dal vivo. E quindi si è stato fatto questo. Allora, questa non è un'innovazione pesante, difficile. Sì, ok, ci sono la quantità di video che vengono streamati,
conta, la quantità di utenti online conta, cioè questo non c'è dubbio, ma non si sta parlando di fare un cambiamento organizzativo, che ne so, a livello gerarchico o a livello di sistemi produttivi. Eppure le cose erano così. LinkedIn sapeva di crescere a livello di contenuto, lo sapeva, sapeva di avere una spinta, come posso dire, a livello proprio di social medium rispetto a una piattaforma per cercare lavoro. LinkedIn, io lo dico sempre, non è Indeed, non è Monster. LinkedIn è un social medium. Quindi, lo sapevi, perché non l'hai fatto? Perché tutte queste dirette del buongiornissimo, questi live che io, per esempio, io faccio, e parlo di me perché faccio tanto contenuto lì, in target, non li posso fare lì? Questa è una mancanza di strategia. Probabilmente c'è anche un relativo piccolo interesse di Microsoft, forse, come proprietà nella piattaforma LinkedIn, e quindi accadono queste cose. Ci sono mille esempi di questo. Aziende che all'improvviso si sono ritrovate con questa cosa del coronavirus a dire, oddio, a doversi reinventare l'oggi e il domani. I miei dipendenti possono lavorare da casa? Cosa devo fare per farli lavorare da casa? Beh, devo accendere i computer in azienda. Esistono aziende, me lo raccontava una persona al telefono, qua in Veneto, non dico dove, in cui il dipendente, un dipendente al giorno, doveva andare ad accendere i server aziendali, altrimenti, vedo che Michele fa così, remotamente i computer non potevano funzionare. Cioè, siamo a questo livello. Allora, è vero che è un cambiamento culturale, ma è un cambiamento culturale che passa per delle competenze. Cioè, io non posso sentire che abbiamo fatto innovazione quando l'unica cosa che è stata fatta è un hackathon perché c'erano dei soldi da spendere. Tu lo sai che questo succede, lo sai che c'è una distanza tra quella che è l'università, purtroppo, e questo con Generation Warriors proviamo un po' a ridurlo, e i contenuti dell'università nel mondo reale, purtroppo. E il mondo reale fa fatica anche forse a, del lavoro intendo, a reinventare un concetto di lavoro che all'improvviso, cioè noi abbiamo ancora un concetto di lavoro, se vedi anche, parlavamo nello scorso buongiornissimo sul welfare sociale, le mamme, quindi la maternità, gli orari di lavoro, eccetera, che è vecchio. Molto indietro. È vecchio. Quindi questa cosa è oggettiva, cioè non possiamo far finta di niente. Però è successo il patatrac. Quando la gente legge il mio libro mi dice: ah, ma tu avevi previsto questa cosa che sarebbe successa? Allora, no, perché non ho mai parlato di pandemia. Però semplicemente io ho detto, guardate, che forse questo periodo delle vacche grasse in cui tutti possiamo buttare soldi a caso, tutti, grandi aziende che dicono di fare innovazione, finisce. E arriverà al punto in cui davvero bisogna cominciare a capire dove stiamo andando. Penso che ci siamo arrivati, però vedi, se non lo impariamo adesso, io non lo so. Quando... se non si ha coraggio di dirlo, perché magari certe cose le sappiamo, le vorremmo fare, ma non abbiamo il coraggio. Quindi, come dici tu, dobbiamo superare questa paura, ma dobbiamo anche superare, diciamo, questo skill gap. Quindi cercare di, certo, avere le competenze tecniche, che sono fondamentali, ma avere anche quelle soft, quindi essere un profilo, diciamo, IT, quindi riuscire ad essere intraprendenti, riuscire a sfruttare gli strumenti che abbiamo, perché alla fine cosa fa la tecnologia? Ci rende un po' tutti uguali, ha un po' democratizzato la società, quindi è giusto che riusciamo a sfruttare al massimo questi strumenti, che spesso, come dici anche tu, per la maternità, eccetera, aumenterei, se potessi lavorare da, sono mamma, potessi lavorare da casa, in realtà aumenterei magari il mio, la mia attività, riuscirei ad essere molto più produttiva che se lo fossi magari se andassi al lavoro, quindi magari fossi sempre con il pensiero del bambino a casa, non so chi lasciarlo, eccetera. Giulia, che alla fine ne parlavo proprio oggi su Twitter con un giornalista di tecnologia che ha scritto un articolo, no, dicendo: ma quindi qual è il futuro di questo smart working, no? Sempre ricordando che non è telelavoro. E allora ci sono aziende come Twitter che dicono: potete lavorare per sempre da casa, per noi va bene. E altre aziende come Google che dicono: wait a minute, vediamo.
Perché? Perché in realtà ci sono persone, pensa a tutti quelli che si trasferiscono per esempio a Milano, che vivono magari, soprattutto i giovani, in dei monolocali, magari anche in periferia, che il momento di socialità vero è il momento del lavoro. Certo. No, in queste grandi aziende, e negli Stati Uniti è così in maniera molto molto forte. Quindi, ma anche in Cina in realtà. Quindi quello che succede è un po' che in verità bisognerebbe, giustamente come dici tu, dare un punto di vista sull'essere umano e sulle soft skill. Cioè tu non stai assumendo un numero. E qua torniamo al discorso di prima. Non c'è l'idea che la persona debba essere una persona. E questo è veramente aberrante. Perché non solo dal punto di vista, parliamo dal punto di vista positivo, tu le stai trattando veramente come solo delle cose, dei robot che devono fare delle task, no? Esattamente. Ma dall'altra parte tu rischi di assumere qualcuno che non porta in avanti l'azienda. Esatto, un profilo che non è in linea con la tua azienda. Esattamente. E che non gli fa fare quel passaggio in più di dire, oh, ma perché invece di fare 3 chilometri per andare da A a B non prendiamo la scorciatoia che ci mettiamo 800 metri? E infatti, la storia italiana è piena di queste cose, no? Cioè, quello che ho visto affrontando il tema dell'agilità. Hai domande? No, volevo leggere un paio di commenti. Cioè Stefano, che tra l'altro vorrei dire è una categoria protetta, quindi ne sa qualcosa di questi temi, dice grazie mille del saluto, amala, io ho sempre fatto telelavoro ancora prima del Covid, onestamente mi sento molto fortunato. Giusto per dire, e qua facciamo un intro così, usciamo un attimo dal seminato, Stefano ha una web radio che si chiama Stai Radio DJ e la streama da camera sua tutti i giorni, quindi fatevi un'idea, voglio dire, che vi lamentate di non avere tempo, spazio, eccetera. Alessandro, credo che i soldi per l'innovazione vadano usati in modo oculato, non perché ci sono. Concordo, è quello che un po' si diceva. Adesso, tra l'altro, Giulia, ho sentito tanti che dicono, sì, perché adesso, prima di fare investimenti sull'innovazione, cioè, prima di raccogliere soldi, le start-up, sarà lunga. Allora, per quanto io capisca che il mercato dei VC, eccetera, sia chiaramente in difficoltà come tutti, e che ci pensiamo due volte prima di, questo implica che prima non ci pensavamo. Esatto. Questo implica che prima, sì, a parte io non li ho mai visti, io non ho mai raccolto soldi per le mie aziende, quindi vabbè, o per i miei progetti, però dico, vuol dire che prima, via, sì. Cioè, e questo è veramente impressionante, ovviamente non ce l'ho con te Ale, lo so che noi siamo d'accordo su questo, ma per dire, no? Cioè, a parte che non mi sembra che prima fosse così, ma se lo fosse stato, cioè vuol dire che, come dice il mio socio, avevamo investito nei paramignoli, nei paracaduti per cani? Molto bello! Ma dove porta lo sviluppo della società? L'altra cosa che io penso è, se non è adesso il momento in cui investiamo in ricerca, in innovazione, in nuovi modelli, cioè, quando è? Adesso che siamo con l'acqua alla gola, no? Vai. Esattamente. Poi una cosa appunto che io che si può un po' collegare allo smart working e al bisogno di persone che portano innovazione, che trainano l'azienda, è che il tema dell'agilità è human centered, quindi in realtà l'individuo, ma anche l'interazione tra gli individui, quindi il gruppo, che comunque può essere anche virtuale questo gruppo, non per forza deve essere un gruppo reale, ha molta forza, molta potenza. Quindi in realtà la persona deve sentire di avere un valore all'interno dell'azienda, deve sentire di potersi esprimere, di poter portare un valore aggiunto. Solo così si creano alcuni asset molto importanti, come ad esempio la contaminazione o la capacità assorbitiva, che è quella capacità di apprendere l'un l'altro. Quindi magari da idee già esistenti si crea qualcosa di nuovo, perché spesso appunto, come dicevi tu, certe spinte innovative già ci sono, ma ce le teniamo per noi, come appunto il caso di LinkedIn. Già questa cosa esisteva, ma aspettavano a farla uscire. Quindi in realtà è molto importante che l'individuo si senta persona e senta di poter fare la differenza, di poter fare
un qualcosa di positivo sia per l'azienda, ma comunque anche la corporate social responsibility ormai è una cosa imprescindibile. Quindi qualsiasi cambiamento ormai non è solo legato all'economia, ma poi avrà dei risvolti anche sulla società. La società cambia, l'economia cambia ed è importante che ci sia un maggiore allineamento tra queste due. Sì, e anche questo è qualcosa di assolutamente necessario da inculcare in un certo senso, perché non possiamo più pensare di vedere questa cosa come i modelli calati dall'alto, no? Cioè, anche questo è un tema molto importante per l'innovazione. Cioè, l'innovazione passa dalle persone e dalle per persone che fanno. Cioè, non tanto dall'alto, ma da chi tutti i giorni fa, quindi con le proprie operation, capisce quali sono le problematiche, quali sono le decisioni da prendere. Quindi questo è anche un cambiamento che si deve fare al management, perché la figura del manager deve cambiare. Deve essere più un leader, ma non il solito leader che magari si fomenta nei libri. Deve essere un leader che comunque con l'esempio traina le persone, però alla fine sono le persone che fanno veramente le attività che devono avere il potere e le capacità decisionali. Questo è il vero cambiamento, non è più top down, ma appunto è bottom up. Sembra quasi che tu abbia letto il mio libro, ovviamente scherzo, sono cose che sappiamo che sono importanti, che a noi hanno insegnato all'università. Mi chiedo poi quanto questa roba venga applicata. Alessandro dice: progetto fatto per beccare i finanziamenti, poi andava bene se c'era un key user all'interno dell'azienda, ecco, appunto, tra l'altro. Questo è un classicone. Bene, direi che è il momento della carrambata, quindi Michele, ciao. Ciao Giulia. Di tutto questo, in questa connection Vicenza-Padova, di tutto quello che abbiamo tirato fuori, insomma. Sì, io apprezzo molto che tu abbia detto di parlare delle persone come persone, perché si è persa completamente il senso della dignità. Cioè, io ho visto persone in questi anni, ma anche poi ovviamente nel periodo di Covid, perché la paura è aumentata, logorarte, completamente logorate. Per quale motivo? Cioè, certo facciamo dei lavori, ognuno il lavoro lo fa perché sa di avere delle responsabilità anche a casa, ma perché dobbiamo logorarci quando in realtà potremmo vivere molto meglio? Chiaro che è una scelta anche del singolo, di chi è in azienda, perché molte volte non si parla, non si dice niente, va sempre tutto bene. Però bisogna veramente puntare a questo. Io faccio un esempio anche qui senza fare nomi, e non in Veneto. Io ho una grande azienda che fa colloqui e dice: noi facciamo colloqui, ne facciamo tre addirittura, con l'ottica di creare un gruppo compatto, con grande umanità, dove si tiene presente il tempo, eccetera, eccetera. Dopodiché parte lo smart working, che fa ridere perché un'azienda di quel tipo là non può non essere in grado, ma anche trattano le persone veramente, le ghettizzano, cioè gli fanno delle cose che sono pazzesche, a me vengono i brividi dal punto di vista umano a vedere certe cose. E quindi cioè, ci stupiamo tanto, ma in realtà le cose ce le abbiamo sotto il naso. Quindi in realtà la rivoluzione parte da chi? Da noi, perché siamo noi che dobbiamo portare qualcosa nel sistema. Se stiamo lì a aspettare che i grandi facciano qualcosa, come con la politica, cosa fai? Cioè, l'hai visto, lo vedi anche tu, Marta, che ti sei buttata, hai fatto delle cose, sei partita e hai cominciato a divulgare, a scrivere, a fare un sacco di cose. Quindi è importante questa cosa qua, è importante guardare le persone dal punto di vista anche emozionale, cioè chi sono le persone e che valore hanno. E da lì poi parte tutta una serie di discorsi, perché poi la tecnologia in realtà è vero che è complicata, è vero che servono figure preparate, ma secondo me figure che davvero capiscano, si calino nel problema e lo sappiano gestire. Ma ci vuole anche quello che hai detto tu prima, fare rete e fare impresa. In altri posti lo fanno, forse in Veneto è più difficile perché c'è ancora gente che guarda il suo orticello e paraocci e via, capito? E invece
bisogna fare più impresa, più rete, e quando si trova qualcosa di importante, visto che magari siamo curiosi e andiamo a cercarlo, divulgarlo anche, fare capire agli altri che c'è questa cosa, così magari gli altri si interessano e nasce una consapevolezza diversa. Questo dico io. Beh, la rete, Michele, come dici tu, la rete è anche fondamentale in questi momenti anche per condividere il rischio, perché se noi vogliamo fare innovazione, vogliamo fare degli investimenti, vogliamo fare della ricerca, è importante anche costruire una rete che ci permetta intanto di ottenere delle risposte in maniera più veloce ed efficace, mettendo insieme risorse sia monetarie sia risorse intellettuali, e poi soprattutto riduci il rischio, perché questo rischio non vado a prendermelo io da sola, ma lo facciamo insieme, quindi è una cosa fondamentale. Ma, e che voglio spiegare alle aziende quando si parla di innovazione con le start-up, dico, ma non vi rendete conto che se approcciate queste cose all'inizio, è vero che è più lungo il percorso, c'è più lavoro, ma le potete guidare, se non comunque dare insight veri di mercato, e B, ci spendete meno. Cioè, sarà meglio buttare esatto. Nel mezzo 50.000 euro che investire le milionate su una roba che comunque di sicura non è mai, perché non è sicura. Cioè, voglio dire, anche Twitter ha comprato Vine e l'ha ucciso. Quindi, voglio dire, questo purtroppo è un tema anche totalmente, come posso dire, quasi irrazionale, no? Cioè, non entra nella razionalità delle cose. Tu dici perché? Perché tendenzialmente, secondo me, come esseri umani tendiamo a glorificare il passato. Guarda, io sono convinta che arriverà qualcuno che dirà ma ti ricordi quando eravamo in pandemia, come si stava bene? Ma questo è un po' anche il retaggio della cultura, della nostra cultura, perché se tu guardi i greci, qual era l'età dell'oro? L'età dell'oro è sempre venuta prima. Quindi in realtà noi abbiamo sempre questa cosa qui, che ci lamentiamo del presente e poi andiamo a dire si stava meglio prima. Questa cosa, diciamo, è un retaggio un po' della nostra cultura classica. In realtà noi nel presente, molti di noi non ci vivono proprio, cioè vivono nella nostalgia del passato e nell'ansia del futuro, quindi dove siamo in realtà? Sto leggendo con molto tempo in ritardo, devo dire la verità, ma ci sono dei motivi, ovvero che la Cina sta entrando in qualche modo nella mia vita in questo periodo. Un libro, io non sono mai stata in Asia, quindi considerate, un libro molto conosciuto, molto famoso, che è il Secolo Cinese di Federico Rampini, che era l'ex corrispondente cinese a Pechino. E adesso vabbè sta a New York, uno che vedete anche molto spesso in TV. E proprio stamattina leggevo che raccontava Rampini di come in realtà la Cina, quando gli occidentali vanno in Cina, cioè quindi noi, e vanno a visitarla, a parte la muraglia cinese, qualche palazzo, qualcosa, c'è pochissimo del passato, no? E uno si aspetta di vedere più pietra, no? Come nella nostra cultura, tu i romani, i greci molto poco in realtà, ma rispetto a quello che è arrivato, però le riproduzioni romane delle statue greche, insomma, le vediamo, no? E quindi la riflessione sua, che in realtà è di un sinologo, Segal, era, ma la Cina probabilmente a livello architettonico non ha mai investito tanto nei materiali che rimanevano, per investire in delle cose che rispondevano a quel tempo. E quindi, per esempio, il legno, che è un materiale che si deperisce in modo pazzesco, non ti sogneresti mai di costruire una roba per i potteri con legno, no? E a meno che i potteri non siano 30, 40, 50 anni più in là, ecco. E questo mi ha fatto molto riflettere, mi fa riflettere a fronte di questo, perché è il contrario di questa mentalità, cioè è la voglia, quasi come il sogno americano, no? Di dire, guardo, che poi gli americani in realtà sono anche molto legati alle loro origini, lo vediamo anche con Trump, no? Nel nazionalismo, quello che c'è più avanti è quello a cui io devo aspirare e devo arrivare prima degli altri, invece sì. Che dire, era meglio quando facevamo i contadini a 10 euro al mese, no? Cioè, quindi credo che sia veramente anche una questione culturale.
Però ecco, forse è anche veramente figlia del fatto che abbiamo sempre avuto i modelli classici, i modelli comunque del passato. Ma quando è che è stato il nostro momento di più grande rifiorire culturale nella storia della nostra, non solo, ma della nostra civiltà come italiani? È stato il Rinascimento, in cui abbiamo detto: aspetta, prendiamo i classici e rivisitiamoli. Esatto. Cioè, che è esattamente il contrario di dire tutto va bene, madama la marchesa, come dico sempre io. Quindi credo che sia anche una questione forse culturale, da cui forse, se potessimo vedere che il centro del mondo non siamo noi, forse ci passerebbe anche un po' la voglia, no, di considerare solo dei modelli molto vecchi. Dopo non volevo farne un discorso filosofico, ma credo che poi ci venga anche in aiuto, no, da questo punto di vista. Assolutamente. E cioè, un'altra cosa, vai vai Michele, lo dico dopo. No, dicevo, non è un caso se l'hanno chiamato Rinascimento, perché a volte nelle epoche, ma anche nella nostra vita tutti i giorni, qualche volta dobbiamo morire e rinascere per vedere qualcosa di nuovo. Tutto qui. Vai pure. Esatto, io invece volevo aggiungere che appunto il fatto di arrivare prima degli altri non deve essere visto solo in ottica di profitto, ma arrivo prima degli altri perché ho imparato una cosa, ho scoperto una cosa, perché ormai una delle più grandi risorse, uno dei più grandi asset che le aziende devono avere è un po' il learning, quindi l'informazione e la conoscenza. Quindi io arrivo prima degli altri, ma perché ho imparato qualcosa prima degli altri. Magari ho sbagliato 10-100 volte, però io so qualcosa che gli altri non sanno. Quindi non arrivo solo per trarne profitto. Dopo, per carità, il profitto ci sta e ci arriverà di conseguenza. Ma è importante imparare, che ormai è una cosa che non possiamo più prescindere da questo. Quindi anche il fatto che il lavoro è ancora rimasto fermo a una volta è perché si esce dall'università o si esce comunque dal mondo dell'istruzione, okay, vado nel mondo del lavoro e stop. Invece non si può più pensare in quest'ottica. Si deve avere un approccio lifelong learning, perché appunto i cambiamenti sono repentini, sono sempre di più, e portano appunto a un cambiamento pervasivo di qualsiasi area della persona o comunque della società e dell'economia. Quindi è importantissimo che le aziende puntino sulla conoscenza. Non avrei saputo dirlo meglio. Qualche volta la conoscenza fa paura, perché non c'è più, dopo non controlli più le persone, quindi è quello che tante volte frena. Sì, però vedi, anche lì vuol dire arrivare a un certo punto in cui non cresce più l'impresa, non cresce più l'impresa, e non cresce la, come posso dire, non cresce la possibilità di crescere, ecco, mi viene da dirlo così, quindi rimani sempre comunque ancorato al vecchio. Però vedi, intanto Stefano dice: sono d'accordo, Giulia. E mi fa piacere che anche le persone come Stefano, che non sono strettamente del mondo aziendale, seguano queste cose, perché è molto importante. E, per cui, ecco, credo che sia assolutamente importante da questo punto di vista renderci conto che il danno è un danno che facciamo a noi stessi. Ed è il danno di non guardare nel lungo periodo, ma di tenere la visione di corto periodo. Quando io dico, no, cioè, dico certe cose che noi oggi vediamo che diventano di moda, le aziende sociali, le cose, cioè sono cose che all'università noi studiavamo nel 2012, nel 2013, cioè c'è veramente un buco tremendo, e forse è anche, non dico colpa nostra, però c'è una necessità di fare una divulgazione che è davvero più ampia, e quindi insomma è anche questo che proviamo a fare. Io so che Giulia deve fare un appello, e poi dopo ricondivideremo il video e faremo una ricerca, perché dovete aiutarla con la tesi, ragazzi. Esatto, io nello specifico sono alla ricerca di aziende, che possono essere di qualsiasi entità, di qualsiasi settore, che stiano subendo una trasformazione dei processi, una trasformazione verso l'agilità, che appunto agilità è questa cosa di
avere la centralità delle persone, avere dei software, quindi un utilizzo della tecnologia innovativa, un software funzionante che non sia più il solito tradizionale software waterfall, che quindi utilizza la cascata, quindi tutti i vari processi sono a cascata in modo sequenziali e la durata è lunghissima. Io appunto sono alla ricerca di qualcuno, qualche azienda che si presti ad un'intervista di appunto questa trasformazione, che quindi l'abbia già in processo. Ovviamente queste trasformazioni sono lunghissime. In realtà del tema dell'agilità non esiste un vero e proprio benchmark. Quindi un'azienda può ritenersi agile anche solo in parte. Però appunto vorrei capirne meglio se qualcuno appunto, qualche persona mi sta ascoltando e ha in atto questo cambiamento, vorrei capirne meglio le modalità e soprattutto come si supera la paura a questo cambiamento. Perché certi cambiamenti ovviamente vanno a scardinare l'intera organizzazione, magari non proprio così apertamente, ma in modo un po' con qualche sotterfugio appunto. Quindi io voglio capire come si riesce a ad affrontare questo processo e come si riesce a superare la paura del cambiamento, la change inerzia, possiamo chiamarla. Allora, se qualcuno, che è bruttissima l'inerzia, ragazzi, quindi aiutateci a combatterla, aiutate Giulia a fare la sua ricerca, che speriamo poi possa essere di ispirazione per molti. Io ti metterò in contatto con alcuni agile coach e soprattutto proverò a farti parlare col VP Innovation di una grandissima azienda di aerolinee, non italiana, giusto perché sia chiaro. E intanto sicuramente è stato un ottimo contributo da questo punto di vista per questa mattina, che, come dire, continuano a esserci buongiornissimi, nonostante siamo tornati a lavoro e così. Vi porteremo avanti finché ci siete. Allora, io ringrazio tutti i commenti. Stefano dice bisogna sempre crescere, aumentare il bagaglio. Grazie mille, grazie a te Stefano. Stefano, per tutti gli interisti, è una persona da seguire, per chi è appassionato di calcio. E, grazie mille Michele, grazie mille Giulia. Giulia, ti troverai una quantità di messaggi su LinkedIn impressionante e preparati. Grazie mille e ci vediamo con il buongiornissimo lunedì prossimo. Io posso dire ancora un'ultima cosa riguardo a Stefano, che però insomma riguarda tante altre persone. Io ho sempre visto nelle persone che magari hanno incontrato più difficoltà nella loro vita un grande amore per la vita e li ringrazio. Infatti lui dice la vita è meravigliosa, basta piangersi addosso. È vero, è importante. Stop whining, esatto. L'ho detto al mio cane stamattina e si è calmato, non so perché. E con questo direi tutto. Grazie Michele, grazie Giulio, mi raccomando TikTok. Grazie a te. Ciao. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao. Allora, io prima di chiudere vi ricordo come sempre a lunedì gli appuntamenti della settimana. Domani sarò in live alle 6:30 con la mia amica Valeria Linei per presentare il suo libro Education Marketing, che è un libro a cui io ho contribuito e sono le strategie di education marketing digitale e non solo. Per questo millennio, è uno dei pochi libri che ne parla in Italia, quindi seguiteci, purtroppo sempre su Facebook, visto che LinkedIn e live non le sblocca. E mercoledì, prima puntata, sempre in diretta su Facebook, ore 18:30 con Emanuele Capone di Deontologia Digitale per parlare di TikTok, quindi di come lui ha fatto disruption nel suo settore. Giovedì alle 21, non lo sapevate, ma è successo ieri, sarò ospite in live streaming su YouTube e Facebook sulla pagina di Noi Veri Interisti, ogni tanto bisogna anche parlare di calcio. Venerdì alle 17:20 con Mario Moroni e parliamo di libri, come abbiamo cominciato nella sua rubrica due settimane fa, questa settimana è saltato per un lieto evento, ma arriveremo anche venerdì prossimo. Grazie mille a tutti, ci vediamo nel prossimo buongiornissimo.